Nome nuovo, stesso slogan, il teatro rinasce con te, è arrivato alla 14ª edizione il Napoli Teatro Festival Italia, diretto da Ruggero Capuccio, diventa Campania Teatro Festival 21 e annuncia 159 eventi per un mese di programmazione in luoghi all'aperto e in sicurezza. Vediamo allora con Anna Teresa Damiano. Direi un aggettivo che è il turbamento e l'altro aggettivo che è la luce. Noi viviamo in un perenne turbamento da molti mesi e abbiamo però bisogno di luce, ma abbiamo bisogno di luce interiore per entrare in relazione con il turbamento, accoglierlo e superarlo. Si è programmato l'anno scorso in piena pandemia per una ripartenza che si sperava fosse definitiva. Lo si fa ora, malgrado le incertezze, stessa sfida, stessa determinazione. Si andrà in scena all'aperto, in sicurezza, dal 12 giugno all'11 luglio, poi a settembre con la danza, la sezione internazionale. Il Napoli Teatro Festival diventa Campania Teatro Festival, un gran tour tra arte e storia che toccherà molti luoghi. 8 palchi a Capodimonte, non può che partire da qui il racconto della Napoli dei Borbone. Si comincia in realtà tra pochi giorni, il 19 marzo, l'anteprima, con il concerto al Mercadante dell'orchestra giovanile Luigi Cherubini, diretta da Riccardo Muti. Un festival agorà di accoglienza per le compagnie, per 1500 lavoratori dello spettacolo, 159 eventi, 10 sezioni, il sostegno della Regione Campania con la logica di investire, non solo finanziare. Il festival rappresenta l'identità, la creatività del territorio, non soccombe alla miseria e al dramma di questa stagione.